Primo Salandini, siamo qui all'inaugurazione di questa nuova sede a Ponti sul Mincio. Sì, oggi facciamo l'inaugurazione della nuova sede di Ponti sul Mincio, che è stata messa a disposizione da un signore qui del luogo. Una comunità molto importante è questa qui di Ponti sul Mincio, dell'Alto Mantovano, che ha sempre dato tanto alla Lega. Sì, qui io personalmente lavoro per la Lega, ci tengo e sono orgoglioso, sono contento del mio movimento. Io a Ponti sul Mincio, insomma, sono nato qui a Ponti sul Mincio 67 anni fa, capito? Cos'è la storia della Lega qui? Ecco, io ho portato la Lega a Ponti sul Mincio, in comune oggi esiste la Lega Nord, dopo 20 anni di centrosinistra abbiamo la Lega Nord a Ponti sul Mincio e tutte le liste civiche dopo a fianco. Adesso dobbiamo andare alla nuova elezione a maggio e vedremo, la Lega Nord comunque ci sarà ancora. Il lavoro è stato fatto bene, avete fatto anche parecchio per, diciamo, il castello anche. Ecco, abbiamo fatto il castello, il secondo stralcio, anche primo e secondo stralcio del castello. Allora qui siamo dentro nel castello Scaligero di Ponti sul Mincio, che siamo venuti in occasione dell'inaugurazione della sede. Siamo venuti all'interno a far vedere praticamente la scalinata, l'ingresso nuovo che è stato fatto, tutte le mura di cinta, i primi due stralci che abbiamo messo in ordine. Adesso c'è la sede dell'interno della torre campanaria, perché viene fatta la salita, praticamente le scale apposta per andare su, perché dopo si va. Praticamente sul camminamento che si... Quindi lavori di riqualificazione di questo... Lavori di riqualificazione, dopo 20 anni, insomma, i primi due stralci sono andati in porto. No euro, questa è la battaglia della Lega che sta partendo in questi giorni. No euro sicuramente, è stata la rovina della gente. Si può stare in Europa ma con una moneta propria, insomma. Una moneta propria come fanno gli stati che entrano adesso, tipo anche Inghilterra. Se va bene per l'Inghilterra, perché non deve andare bene per l'Italia? Quest'euro ci ha portato comunque dei sacrifici che non siamo capaci di gestire a questo punto. Noi abbiamo addirittura pagato per andare dentro, ci hanno dato un cambio sfavorevolissimo. Stiamo pagando i debiti anche delle altre nazioni, tipo Spagna, tipo Grecia, in Europa. Non so come faremo adesso con a far calare il debito a quei livelli lì, poi al 60%, con l'andamento che abbiamo, con tutte le industrie e le imprese che sono andate fuori e così. L'unica per ripartire, insomma, sono le industrie. Io mi auguro che restiate contenti di questa manifestazione. Vi ringrazio per l'interpretazione che siete venuti in tanti. Ringrazio anche Tosi, Flavio Tosi, che è venuto stamattina nonostante tutti i suoi impegni. Fava, i vari altri personaggi. E niente, buon appetito a tutti. Bene, noi siamo lo staff della Conchiglia e di Paella in Movimento, che qualcuno già in giro ci conosce. Oggi siamo qui in collaborazione con la Lega. Oggi abbiamo risotto con le pere taleggio, per cambiare un poco, così almeno provano dei sapori diversi. E poi abbiamo le tagliatelle al ragù d'anatra, che sono piaciute tanto a Capodanno, quindi le abbiamo ripetute. La cosa che si aspettano i militanti è la macro regione del nord, dove, nonostante dopo tutto quello successo nella Lega Nord, comunque abbiamo tre regioni dove ci sono i tre governatori delle tre regioni più importanti d'Italia. Devono mettersi insieme Maroni, Cota e Zaia da domani e dire: è nata la macro regione del nord. E la già senatrice Irene Aderenti, insomma, è partita da poche ore la campagna elettorale della Lega Nord a proposito delle elezioni europee, con il deciso no all'euro. Per fortuna che è partita questa campagna. No euro nel senso di ricontrattiamo in modo totale tutti gli accordi di Maastricht, ricontrattiamo e ridefiniamo il fiscal compact, ricontrattiamo e ridefiniamo l'EMS, assolutamente, perché diversamente l'Italia, il paese, ma soprattutto la Padania, saranno destinati lentamente a morire, e questo la Lega Nord non lo può permettere. Ciao a tutti. Io intanto ringrazio Primo per
avermi invitato anche quest'anno in questo posto che è, diciamo, la sede principale delle feste della Lega dopo tanti tanti anni. Ma è bello il fatto che primo, perché ne parlavo prima con alcuni colleghi sindaci, con altri amministratori, ma parlando anche con alcuni di voi, lo spirito di darsi da fare per la propria comunità, al di là della politica, al di là della Lega, mettere assieme la gente, far stare assieme delle persone per amicizia, perché uno può pensarla in un modo politicamente, in un altro, ma poi insomma fra persone ci si capisce, ci si stima e si deve lavorare assieme. Tanti auguri a tutti e buona Padania a tutti. Brava, okay. Brava. Brava.